grandissima emozione, perché Terracina Medievale torna a rivivere con i suoi cittadini. Non ci sono parole, ci sono emozioni oggi, veramente tante emozioni. E anche un po' di responsabilità, perché il sindaco, terminata questa inaugurazione, già inizia a parlare dell'inaugurazione del Castello Frangipane. Quindi oggi noi dobbiamo essere solo contenti e felici che c'è questo punto di arrivo, ma c'è anche un punto di partenza, perché noi dobbiamo essere in grado, grazie alla Casa della Cultura Popolare Terracinese, di coinvolgere sia nelle feste popolari, sia in tutti gli altri eventi, la popolazione di Terracina per tutto ciò che è cultura popolare.